È una novità che potrebbe avere presto seguito. All'interno di Fondazione Germani, la struttura cremonese che da oltre 100 anni opera nel campo della sanità e dell'assistenza, è stato inaugurato oggi uno spazio che vuole essere un punto d'aggregazione non solo per gli ospiti, ma anche per i parenti e per le altre realtà locali. Si tratta di un campo da bocce, che per l'occasione ha richiamato a Cingia de' Botti numerosi ospiti. Alla base di questo progetto c'era l'idea di lanciare il messaggio che l'entrare come ospiti in una fondazione come la nostra non significasse la fine della possibilità di svolgere tutta una serie di attività, ma che la vita all'interno della Fondazione Elisabetta Germani continui in quanti più aspetti possibili. E cosa poteva esserci meglio che l'idea di realizzare un vero e proprio campo da gioco di bocce utilizzabile sia dagli ospiti che anche dai loro parenti. E anche perché il gioco delle bocce, oltre ad aiutare a socializzare, è anche uno sport forse tra i più democratici, perché si può giocare alla pari bambini con adulti, uomini e donne, persone con disabilità e non. Questa struttura non potrà che rendere, non dico felici, ma comunque solidarizzare da parte dei nostri ospiti ricoverati. Sono contento che oggi siano presenti autorevoli rappresentanti delle associazioni bocciofile, compreso il presidente mio omonimo Piccioni, presidente della Federazione Bocce di Cremona, della signora Zini, componente del Consiglio di Amministrazione insieme al signor Domaneschi, e soprattutto la presenza della signora Germana Cantarini, che è stata campionessa cremonese mondiale delle bocce femminili e che è attualmente è commissario tecnico nazionale delle bocce femminili. Veramente una bella idea, per il fatto che mettere in movimento anche le persone, non solo giovani, è molto importante, perché non sembra, però il nostro sport ci fa muovere proprio tutto il corpo, praticamente con i piegamenti, le bocciate, e poi ti tiene allenata anche la mente, perché la concentrazione, cioè non sembra, però veramente è uno sport completo. Vedremo in campo i nostri bimbi, che con tutti noi porteremo un grande sorriso a questi ospiti di questa struttura, e che giochino guardi volentieri e si mettano proprio in campo, perché è molto importante. Il gioco delle bocce ha delle particolarità, insomma, è sicuramente che fanno bene ai giovani e agli anziani. C'è uno slogan della federazione che dice che è praticabile dagli 8 agli 88, per dire che ventaglio di età si può avere per praticare questo gioco. Per quanto riguarda gli anziani, dà loro la possibilità di socializzare. Da subito abbiamo pensato a un campo amatoriale lungo 20 metri invece dei 24-28 del regolare e largo 4 metri. Lo si è pensato di mettere vicino al locale ristoro, pensando alle vecchie osterie di campagna, e tutte le vecchie osterie di campagna avevano il campo da bocce. È un momento importante questo per la nostra fondazione, perché come tante altre realtà che sono state messe in campo per favorire il benessere degli ospiti, anche questa ricreativo sportiva, direi quasi, può davvero contribuire a portare serenità in questo luogo.